in collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Amici sportivi, buona giornata, benvenuti e bentrovati un altro sabato, un altro weekend sportivo da passare, da trascorrere insieme, naturalmente con i nostri appuntamenti, soprattutto quelli provinciali e regionali che ci interessano da vicino. E allora ritorniamo dopo una pausa pasquale che ha fermato, insomma, più o meno tutto. Hanno giocato alcune squadre per quanto riguarda il basket e per quanto riguarda il volley nella vigilia e nella giornata di Pasqua. Però poi il resto si era fermato. E allora ricominciamo, è il caso di dirlo, e ricominciamo con il calcio, perché il nostro panorama di notizie a carattere provinciale e regionale inizia con la Serie D, con il Treviso che ha perso alla vigilia di Pasqua contro le Dolomiti Bellunesi per 3-0. Ed è stata una vittoria delle Dolomiti Bellunesi che l'hanno lanciata, confermata poi dal turno anche infrasettimanale con un'altra vittoria che le porta al secondo posto in classifica, che non è più toccabile. Per quanto riguarda la sconfitta del Treviso, c'è da registrare, come vi dicevamo, anche la sostituzione in panca del tecnico Florindo con il giocatore allenatore Perticone, che ha preso il patentino e dà la possibilità di allenare appunto i suoi ex compagni. In questo caso lo farà da qui alla fine del campionato e poi si vedrà quello che il Treviso e la dirigenza deciderà sulle sorti della formazione. Tocca al derby adesso, perché Treviso e Monte Prodeco si affronteranno al Tenny per ricominciare a vincere sia da una parte che dall'altra. Un pochino di più tensione ce l'avrà sicuramente il Treviso. Il campionato che seguiamo attentamente e specificamente è quello di Eccellenza. Lo facciamo da sempre, lo facciamo da parecchi anni a questa parte. Quest'anno lo facciamo anche con la disamina sportiva e tecnica tattica di Alessio De Martin, che per noi ci va a raccontare quale sarà la giornata, che cosa è successo nelle giornate precedenti e quale sarà la prossima giornata di questo interessantissimo campionato. Alessio, a te. Siamo giunti a 3 giornate dalla fine del campionato di Eccellenza Veneta Girone B. La Godigese consolida, o quantomeno rimane con lo stesso distacco sulla seconda in classifica, il Sandonà, quindi con un +1. Sandonà che di suo, grazie a delle prestazioni ottime contro Calvino Ale prima e Porto Mansue poi, si sta instaurando come seconda vera forza del campionato. La Calvino Ale stessa rimane a -3 e il Conegliano rimane a -4, formazioni che devono comunque fare risultato nelle ultime 3 gare per provare a rimanere agganciate al duo di testa. Esce dalla lotta per la vittoria il Porto Mansue, che con le 2 brutte sconfitte negli scontri diretti subite contro Godigese e Sandonà si trova ora a -7 punti e quindi diventa improbabile un'eventuale rimonta. In coda troviamo formazioni come il Liapiave, che è moderatamente tranquillo, dovrà comunque fare ancora un paio di risultati, ma tutto sommato può definirsi ormai salvo. Caole e Favaro sono quasi matematicamente spacciati rispetto alla permanenza nella categoria. Ad oggi l'unico play-out che si andrebbe a giocare sarebbe quello fra il Cadoneghe e il Cavarzano. Va sottolineato fino ad oggi un grandissimo campionato
da parte dell'Eclisse Carini Pievigina, 37 punti con una squadra estremamente giovane, e del Vittorio Falmec, altra formazione comunque di giovane età e allenata molto bene da Mister Esposito, che ha portato risultati e gioco. Nel prossimo turno, le partite alle quali potremo assistere con maggior attenzione sono lo scontro diretto fra il Porto Massuè e la Calvinoale. La Calvi che dovrà cercare la vittoria, come detto prima, per rimanere a contatto delle prime classifica. Il Porto Massuè che deve vincere per evitare a questo punto anche di uscire da quello che è la zona playout, allungando il divario con la seconda in classifica. Troviamo Favaro Conegliano, partita che sulla carta è a senso unico, però il Favaro è forse all'ultimissima spiaggia per poter cercare di rientrare nella griglia playout, e il Conegliano, alla pari della Calvinoale, come detto prima, dovrà vincere per rimanere attaccato alle capoliste. Sandonà Liapiave, vale lo stesso discorso. Sandonà che cercherà di rimanere lì a un punto e giocarsi tutto le ultime due gare, oppure provare un eventuale sorpasso, e Liapiave per la tranquillità. Sicuramente la partita più facile, almeno sulla carta, è quella della Godigese che si trova contro il fanalino di coda Caorle, che ormai probabilmente non ha più ambizioni di salvezza. Bene, questo per quanto riguarda Alessio De Martini, per quanto riguarda il campionato di eccellenza. In settimana noi abbiamo seguito a Santa Lucia di Piave le vicissitudini della Dinamis, che ha affrontato il Godega nella finale Coppa Provincia Memorial Loranzon. A Santa Lucia di Piave si è giocato la finale. Allora, Dinamis e Godega, che tra l'altro giocano sullo stesso campo, quello di Godega di Sant'Urbano. Dinamis, che è una formazione giovanile molto interessante di Conegliano, allenata da un vittoriese, Giuseppe Ton, tra l'altro ex allenatore anche del Conegliano Calcio negli anni passati. Allora, noi c'eravamo, abbiamo ascoltato i due tecnici, a cominciare da Beppe Ton, tecnico vincente appunto con la sua Dinamis, e poi con Maschio, che è l'allenatore del Godega. Siamo con Beppe Ton. Beh, immagino soddisfatto di questa partita. Sì, siamo soddisfatti del finale. Purtroppo non abbiamo fatto un gran primo tempo e loro l'avrebbero meritato forse di più. Abbiamo fatto il secondo, poi loro hanno avuto un po' di difficoltà, forse fisica, e l'abbiamo portata a casa, però c'è un percorso dietro di crescita notevole, penso. Iniziato qualche anno fa. Ha un nome e un cognome fondamentale, Renzo Casellato, che tiene in piedi questa struttura, poi il presidente Barizza e tutti i collaboratori, però la differenza l'ha fatta lui. L'ha fatta lui, però diciamo che è stata una buona partita. Io ero da un po' di tempo che non vedevo scontri di terza categoria, devo dire che siamo migliorati. Queste non sono due squadre che giocano un calcio di terza categoria, assolutamente. Noi abbiamo la predisposizione a giocare, loro anche, hanno delle buone idee e buone individualità. Noi siamo un po' più giovani, inesperti, però stiamo crescendo e io penso che sia giusto prendersi qualche soddisfazione. Una banda È un di percorso partito da lontano, io sono arrivato quest'anno. Hai una banda di giovani piuttosto anche interessanti, l'8, l'8, il 6 in mezzo al campo senza voler fare. Ce ne sono tanti anche tra gli allievi perché stiamo facendo un torneo e con praticamente juniores, noi non abbiamo le juniores, facciamo con allievi e i giovani in età di prima squadra e stiamo facendo bene anche lì, delle belle prestazioni. C'è qualcosa dietro, ripeto, c'è un percorso di crescita, c'è una formazione, si cerca. Siamo penalizzati dalle strutture, non abbiamo tantissimo, però ci arrangiamo con quello che abbiamo, società che si sostiene veramente sul volontariato di poche persone. Però c'è tanta tanta passione e programmazione. Cioè quello che sta facendo Renzo in questa società è cosa che non vi immaginate perché è cosa veramente da altissima categoria. Anzi, chi è stato in altissime categorie Sa.
sa, non le ha viste queste cose. Per chiudere, Beppe, vi siete guadagnati il primo posto per una possibile salita in seconda categoria, sì, ma vi interessa? Non penso che la società interessi questo. L'obiettivo primo è la Coppa Disciplina, portarla a casa. Se non facciamo cavolate nelle ultime quattro partite, siamo primi e con buon vantaggio. Quindi ce l'hanno chiesta per il terzo anno consecutivo, io penso che ci sia quindi un lavoro dietro. Coppa Disciplina, poi la Coppa era un desiderio di Renzo dall'inizio e l'abbiamo portata. Non so, signor Barizza, presidente, se vuole esprimere qualche desiderio. Bocca al lupo e buon lavoro. Grazie Mirko, grazie. Sì, non sei chiaramente felice per come è andata l'esito della partita, però io che non commentavamo partite di terza categoria da parecchio tempo, possiamo dire, lo ha detto anche Beppe Ton, che non sono e non siete due squadre di terza categoria, perché abbiamo visto decisamente un bel gioco sul primo tempo, secondo tempo, poi supplementari, insomma i giovani hanno dato qualcosa in più. Ma sono pienamente d'accordo, lo penso anch'io, non siamo entrambe squadre della terza categoria. Credo che veder giocare così si faccia fatica anche in categorie superiori, onestamente. La partita è rimasta apertissima, abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo, abbiamo subito qualcosa e la partita poteva vincere una squadra come l'altra. Sono stati bravi loro nel finale, merito a loro, dispiace insomma, però è così, la finale uno la vince e uno la perde. Stavolta è andata così. Stavolta è andata così, però come dicevi appunto, C'è una buona impressione per quanto riguarda il gioco che state dimostrando anche in campionato, perché siete intorno al terzo posto, mi pare, no? Sì, noi onestamente cerchiamo di giocare a calcio, come vedo fa anche la Dynamis, perché cerchiamo di non buttare mai via il pallone e ripeto, secondo me non facciamo un calcio alla terza categoria, poi questo può portare o meno i risultati sperati, non è che si vinca soltanto attraverso il bel gioco, però noi cerchiamo di divertirci, i ragazzi crescono, migliorano, questo per me è importante. È fondamentale, insomma, abbiamo fatto un percorso di crescita, ci ha portati fino a qui, fino alla finale, adesso ce la giocheremo per un posto anche in campionato e vediamo dove riusciamo ad arrivare, insomma, speriamo di ritagliarci anche noi un posto al sole per la categoria superiore. Ecco, al lupo, grazie mille. Cambiamo prima di gettarci, ecco, vi ricordo per il calcio che si giocherà alle 15 per quanto riguarda la Serie D, mentre dall'eccellenza in giù si giocherà a partire dalle ore 15:30, perché c'è stato il cambio dell'ora. Questo per quanto riguarda il nostro racconto. Parliamo di rugby adesso, perché c'è la Benetton pronta a scendere in campo in Challenge, in Coppa, ma prima ha festeggiato e potrà festeggiare magari meglio con una vittoria in Challenge la conferma di miglior giocatore del Sei Nazioni 2024 a nome di Tommaso Menoncello. Complimenti a Tommaso Menoncello del Benetton, che raggiunge questo importantissimo traguardo siglato con la maglia appunto biancoverde dei Leoni. Leoni che affronteranno altri Leoni, questa volta sudafricani, e quindi sarà una bella partita da seguire in Challenge Cup. Ce la racconta e ce la testimonia Federico Ruzza prima appunto di questa gara. Sicuramente ha fatto bene al morale, veniamo da tre partite difficili, vincere una partita contro una squadra molto molto impegnativa come Connacht all'ultimo secondo, comunque una prestazione solida con tante cose da migliorare, però sicuramente con una solidità che magari era venuta un po' a mancare nelle ultime partite. Era una vittoria importante per stare attaccati alla classifica. La classifica un po' più alta, diciamo, e quindi sicuramente dovrà farci bene e potremo lavorare con più energia, ma comunque anche con il giusto morale per vedere le cose che possiamo e dobbiamo far meglio. No, sono una squadra di enorme qualità e sono cresciuti molto nell'ultimo periodo, hanno una linea di tre quarti molto pericolosa, hanno un pacchetto molto solido e quindi diciamo che combinano sia la parte fisica che a quella, diciamo, di abilità dietro con la linea di tre quarti, quindi sicuramente sono una squadra difficile, sono una squadra appunto come dicevo che è in un buon momento e che è cresciuta molto negli ultimi mesi, quindi sarà una squadra sicuramente diversa da quella che abbiamo affrontato a novembre, dovremo stare attenti a preparare bene la partita.
Sicuramente il confronto sulle fasi statiche sarà fondamentale, sia la Mischia che la Tuscia. Abbiamo visto anche sabato, sono state il nostro controllo e abbiamo visto quanto comunque la partita poi sia più facile nell'avere il proprio possesso, nel lanciare il gioco, quindi sicuramente si comincia da lì, anche perché loro sono una squadra che prende fiducia, prende confidenza col pacchetto per poi appunto avere un buon momentum nella partita con i loro tre quarti, quindi sicuramente il confronto lì davanti sarà fondamentale e stare nei nostri termini. Importantissimo, come lo diciamo sempre, però soprattutto queste sfide a eliminazione diretta, queste sfide che si sentono un po' di più, e anche il fascino delle coppe, insomma, l'eliminazione diretta e avere quel fattore in più fa bene. Sappiamo che sono occasioni speciali e nell'ultimo periodo, quando ci sono state le occasioni speciali, Monigo si è sempre respirato un'aria diversa, e questo per noi lo sentiamo ed è molto importante. E adesso il volley trevigiano è sempre marchiato Imoco Volley Conegliano, con il femminile che diventa importante. Avrete saputo in settimana che c'è stata anche la certificazione dell'importanza della finale in Champions del femminile, una importanza che viene decretata ed è la prima volta dalla sistemazione delle due finali maschile e femminile. Di solito si giocava prima la femminile e poi il maschile, dando l'importanza maggiore al maschile. Questa volta, anche per far capire che insomma il movimento femminile della pallavolo è di tutto e di grandissimo rispetto, la finale di Champions inizierà prima con il maschile e poi la finale femminile, con in campo ad Antalya in Turchia le nostre formazioni italiane del Vero Volley Milano e dell'Imoco Volley Conegliano. Dopo aver detto questo, vi ricordiamo che a Pasqua la compagine di Santarelli ha vinto 3-0 contro Roma, accedendo alle semifinali dove affronterà Ligor Novara. Nell'altra semifinale si affronteranno sabato sera Scandicci e Milano, mentre l'Imoco giocherà domenica sera alle 20:30 al Palaverde di Carità di Villorba, gara 1. Sentiamo nel frattempo l'intervista realizzata dal sito della società di Roma Volley a Daniele Santarelli. Eccolo. Siamo con Daniele Santarelli. Complimenti innanzitutto, 44 vittorie consecutive e soprattutto la qualificazione importante per le semifinali dopo un 2-0. Grazie per i complimenti, ma complimenti a voi e a tutta la squadra, le ragazze, lo staff, perché avete fatto veramente un ottimo campionato. Questi playoff credo che siano un bellissimo epilogo per voi e credo che sia stata una bellissima festa per noi. Siamo stati contenti di partecipare con voi a questa bella festa nel giorno di Pasqua. Noi siamo contenti del nostro cammino. È ovvio che volevamo questa semifinale fortemente, volevamo provare a chiuderla in due gare perché non era facile. È un campionato lungo e faticoso, quindi volevamo assolutamente provare a risparmiare delle energie. Come dicevi te, abbiamo già giocato 44 gare, quindi arriveremo, se siamo bravi, sulle 50. Risparmiare delle energie sarà molto importante in vista della gara, quella più importante di fine stagione, che sarà la Champions League. Ora dobbiamo pensare alla semifinale. L'obiettivo è ovviamente provare ad arrivare fino in fondo in ogni torneo che giochiamo, in ogni competizione che giochiamo. Questo campionato è un campionato equilibrato, non è stato mai facile giocare contro nessuno. Roma ne è la dimostrazione, abbiamo sofferto in campionato contro di loro. Oggi abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi, come l'abbiamo fatto in gara 1 di semifinale, forse non all'inizio, ma poi durante l'arco del match abbiamo fatto la cosa giusta. Sono contento che abbiamo chiuso in due gare, adesso dobbiamo pensare a noi perché ci sarà una bella semifinale da giocare. Coach, nella prima partita, come dicevi, il primo set è stato un po' combattuto, ma poi chiaramente avete preso il sopravvento. Oggi siete partiti fortissimo già dal primo set, però nel terzo c'è stato un attimo che Roma ci ha potuto credere e il pubblico chiaramente ha provato a trascinare la squadra. È giusto, è bello così, il pubblico aiuta la squadra. Io sapevo che Roma non avrebbe mai mollato, è ovvio che gara 1 l'approccio fa la differenza, Roma ha poco da perdere, noi abbiamo tutto da perdere. Siamo partiti male, nervosi, e questo ci ha complicato un po', poi siamo venuti fuori alla distanza e abbiamo vinto comunque una partita. Oggi abbiamo approcciato la gara molto bene, il terzo set ci siamo un po' rilassati, conosco le mie ragazze molto molto bene
che l'avevo anche detto dopo due set, mi raccomando, non è servito. Abbiamo fatto il terzo set, forse il più brutto, Roma ci ha creduto, ci ha messo in difficoltà, sospinto anche dal pubblico, poi i valori in campo si sono visti, siamo venuti fuori dalla distanza, spesso lo facciamo anche quando siamo in condizioni non ottimali, questo vuol dire che la forza della squadra viene fuori, vuol dire che la mentalità è una mentalità vincente, però non sempre abbiamo queste occasioni, quindi dobbiamo essere bravi a non arrivare sempre fino alla fine con l'acqua alla gola. Certo, questo è un test provante anche per le partite che vi aspettano sia in campionato che ovviamente alla finale di Champions League. Certo, certo, adesso per certi aspetti si alzerà un pochino il livello, come è giusto che sia. Ci saranno, chiunque sarà il nostro avversario in semifinale sarà un avversario molto tosto, arriveranno alla fine probabilmente le squadre che si meritano di arrivare in semifinale, quelle che non so chi fra chiede e Novara, ma c'è sempre stata molto, molta competizione fra loro, molto equilibrio, quindi non mi sorprenderebbe se vincesse una o l'altra, perché è normale che sia così, stiamo parlando della quarta e quinta in classifica, ora però il livello è alto, dobbiamo per forza di cose giocarci le nostre carte da subito nel migliore dei modi, giochiamo in casa, sappiamo il nostro valore, se vogliamo arrivare fino alla fine dobbiamo di sicuro fare qualcosa in più. Complimenti al coach e alla squadra più vincente dell'ultima decade. Grazie mille, grazie davvero. Nel weekend pasquale in A3 maschile, Motta di Livenza ha vinto contro Savigliano, tornando a respirare aria di A2, così nel weekend match di ritorno al Palasport di Cavaller Maggiore, quindi in bocca al lupo. In Serie B maschile, Treviso e Povegliano hanno anticipato la 21esima giornata, ha vinto il derby Povegliano al tie-break contro Treviso. Per Povegliano è la terza vittoria di fila e terzo posto in classifica, è un bellissimo momento per Povegliano. In Serie B1 femminile, l'Azimut Giorgione ha perso la Coppa Italia purtroppo cedendo a Zuma Castelfranco per 3-1, testa il campionato adesso dove le trevigiane sono al comando e nel prossimo weekend affronteranno in casa la terzultima della classe Ponti Verona. Limoco Cortina sarà a Crema invece contro la quinta del torneo. In Serie B2 femminile, Lezzelina che affronterà la Vergati Padova, scoglio impegnativo prima delle altre gare che saranno contro formazioni di bassa classifica. Parliamo di basket perché la Nutribull Treviso è giunta al momento decisivo della sua stagione, in dubbio, no? Perché è inutile che parlavamo nelle settimane prima di quanto importante fosse quella partita, l'altra partita, adesso è arrivata proprio la partita decisiva, quella che vale una stagione, quella che vale la permanenza in A1 e naturalmente tutti sperano e tutti pensano che in Puglia contro Brindisi, tra l'altro l'ex formazione di Vitucci e del DS Geoffrè, si possa arrivare alla tranquillità e quindi in bocca al lupo alla formazione di Vitucci. Per il basket trevigiano, la Rucker, Michele Carrea nel turno, il coach della Rucker, nel turno della vigilia di Pasqua alla Zoppa Sarena ha dovuto registrare un'altra sconfitta subita da Roseto. Ha perduto con una delle grandi comunque del campionato, quella che è in testa, che ha confermato la sua leadership senza problemi o quasi. Sentiamo un'intervista audio, tra l'altro, realizzata dall'amico Simone Pizzioli, che è l'addetto stampa appunto della Rucker, con Michele Carrea, il coach della formazione. Abbiamo giocato una partita dall'altissimo coefficiente di difficoltà contro un avversario cui vanno i miei complimenti sia per la qualità e la profondità del roster, sia per la qualità di gioco espressa, la consistenza, la continuità. Abbiamo provato a rimanere attaccati alla partita producendo extra sforzi, producendo difese magari un po' più tattiche del solito per provare a mischiare un po' le carte. Credo che questo abbia funzionato in parte, ma credo che alla fine la partita abbia detto allo stato attuale che Roseto merita la posizione di classifica che ha. Per quanto riguarda noi, dobbiamo pensare al margine, ai margini che abbiamo per migliorare la nostra performance e utilizzare questi momenti di confronto con i primi della classe come stimoli per migliorare
il nostro gioco e anche la nostra condizione in ottica del rush finale. Si è giocato regolarmente nelle categorie inferiori. Sporting Oderzo nel play-in gold ha perso contro ancora 89-61 contro Ferrara, rimane all'ultimo posto in classifica. Rinviata la gara contro Fidenza al giorno 17 aprile perché un giocatore di Fidenza era convocato nella nazionale, quindi c'è stata la richiesta di spostamento. Successo casalingo importante per Montelvini Montebelluna, che ha messo KO in casa per 83-82 il Piadena. In Serie C, girone unico, Ormelle affronterà Sandonà, la Vigor Conegliano giocherà contro Verona a pari punti con i conegliani e a rischio in classifica come loro, GD Pieve andrà a Schio, Martellago affronterà Caorle e The Team Riese affronterà in trasferta il Piani. In Serie D è iniziata la parte finale del campionato che vedrà, lo abbiamo già detto, Spresiano Maserada, Paese di Strana nel girone oro, nel girone argento ci sono Roncade, Monastier, Motta di Livenza e Silea, nel girone bronzo ci sono Castelfranco e Virtus Resana. In bocca al lupo alle nostre formazioni trevigiane. In Serie B femminile, sempre per il basket, Conegliano ha perduto contro Bolzano per 51-48 la scorsa settimana e questa settimana affronta l'altra bolzanina in trasferta, insidiosa molto anche questa. In Serie A2 femminile, attenzione perché il 7 aprile Posa Clima andrà a Trieste contro Futurosa, siamo alle ultime battute prima dei playoff, mentre Martina Basket Treviso andrà in trasferta a Abano. Dicevo di playoff, Martina Basket sicura, Posa Clima vedremo quello che succederà, ma ci auguriamo che possa entrare nella griglia dei playoff anche la squadra di Gianola. Vi parliamo anche di hockey perché in particolar modo trattiamo l'argomento Afro Cortina Hockey, che ha battuto Red Bull a Salisburgo raggiungendo la finale che giocherà e ha cominciato a giocarla al meglio delle 7 gare contro Rittnerbaum di Renon. Purtroppo la serie finale non è iniziata nel miglior modo possibile perché a Renon l'altra sera la formazione cortinese ha perduto per 3-1. Adesso gara 2 sabato che si giocherà all'Olimpico di Cortina. Le altre gare, vi ricordo al meglio, delle 7, quindi la prima che arriva a 4 potrebbe ipotecare il titolo. Vi ricordo, si giocherà a Renon il 9, l'11 a Cortina ed eventuali altre gare il 13, il 16 e il 18. Con questa notizia abbiamo concluso il nostro appuntamento dedicato al mondo dell'hockey, ma in particolar modo a tutto l'ambito sportivo del fine settimana. Noi vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. In collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.